qui siamo incontrati a Roccazzo. Roccazzo identifica l'antico sito della Mazzara Antica. Siamo a circa 8 km dalla costa e qui intorno al 1996 è stato rinvenuto un grossissimo insediamento legato al periodo del Neolitico, cioè dell'età del rame. Successivamente, sempre nella stessa area, è stato rinvenuto un altro insediamento, quindi una successiva contaminazione dell'età del bronzo, che risale al 1800-2002 a.C. E proprio all'interno di questo insediamento, e più precisamente all'interno di una tomba, c'è stato possibile rilevare il rapporto che Mazzara ha avuto con il mare, più che altro un rapporto legato alla pesca. Per capire l'antica vocazione di questa città con il mare e con la pesca in modo particolare c'è un antico canto, un canto che celebra le attività produttive all'interno, diciamo, per ciò che riguarda la fascia sud-occidentale dell'isola. E non cito tutti i centri, ne cito solo alcuni, per cui si diceva che a Sciacca bagare e bagarune, a Mazzara salano i bedside, ma è sala per i sciccareggi, sopra l'umonte le femmine bete. Ecco, nel caso particolare la peculiarità che si evince è che Mazzara è una zona di produzione di pesca, quindi Mazzara per i bedside, cioè identifica la produzione di un elemento ittico. E bacaretti, Mazzara salano. Una piccola barca, è arrivato il pesce, loro stessi lo... E ce lo stiamo vendendo qua a terra, dato che il mercato ittico è chiuso e non possiamo... E lo stiamo svendendo. Lo stiamo svendendo perché non ci sono le possibilità del mercato di poter acquistare bene il pesce. Qua siamo, il primo che viene glielo regaliamo. Allora, ciao, ciao. Glielo regaliamo con 15 euro, con 15 euro una cassetta di campo. Ti metto il ghiaccio. Immaginata la vita. Beh, quello che vedete non è perché siamo una pescheria, ma è un laboratorio di ricerca, quindi non immaginate che sia così, sempre così, ma comunque è un laboratorio di ricerca, basta. Qua siamo tutti tecnici che da diversi anni abbiamo maturato un'esperienza a bordo pescherecci in attività di pesca proprio di pesca sperimentale e poi in laboratorio che più di 20 anni che processiamo questo materiale, quindi abbiamo una grossissima esperienza e principalmente lo scopo è quello di valutare le risorse nel canale. Generalmente la confezione, diciamo, come specie sono queste, come rendimenti di pesca c'è stato sempre una continua diminuzione. Sarà l'elaborazione dei dati e quindi verranno fuori dei rendimenti per le varie specie, per le varie aree, quello che è successo. Poco fa abbiamo visto l'estrazione di una coppia di sagitte, che sono delle ossa che stanno nell'orecchio interno del pesce, in questo caso erano sagitte di triglia rossa, per riconoscere la vita e la storia degli animali, in questo caso della triglia rossa. Come si vede, queste bande più scure e quelle più chiare, chiamate bande traslucide e opache, servono, una di queste è una bianca, una scura, una bianca, ti dà l'età dell'animale, la stima dell'età. La finalità di tutte queste informazioni consiste nell'effettuare una serie di esami che hanno l'obiettivo finale di svolgere un'azione di monitoraggio nella prima fase, in maniera tale che possiamo dare gli opportuni suggerimenti affinché ci siano più barche in mare che possono continuare a sfruttare queste risorse, a pescare più, oppure è necessario ridurle perché queste risorse sono particolarmente sfruttate. Il pescatore sempre si è lamentato delle ferie che mai si hanno pigliato, ma ora pare che Nalici accettaro che il riposo biologico chiamato. Che sbagliato, capisci? Questa pecca, questa è chi da dietro. Dicevo,
ai miei colleghi, il gambero dobbiamo lavorare solo di giorno, di notte no, lo dobbiamo fare riposare. Invece loro no, lavoravano pure di notte. E si è arrivato un punto che il gambero non se ne prendeva né di giorno né manco di notte. E io, per dispetto, ci ho fatto la poesia. Che il delfino non solo distrugge i pescatori, ma i delfini quando trovano un branco di pesci lo portano a zero. Quindi questa protezione dei delfini è per fare. Allora voi siete contro i pescatori ambientalisti? O le proteggete o non le proteggete? Non è compito di noi pescatori, non facciamo, diciamo, il male ai delfini, perché se vogliamo fare male ai delfini tutti i giorni prendiamo i delfini. Ci sono delfini che si avvicinano agli attrezzi e tra virgolette non si rendono conto, nel senso si avvicinano in modo accidentale, ci sono, e quindi vengono catturati per sbaglio, quindi si parla di bycatch. Ci sono altri delfini che invece, altre specie che sono un po' più furbe e che si avvicinano agli attrezzi proprio con l'intento di depredarli. Ma danni, mi hanno rovinato proprio, ogni giorno, due anni ora, ogni giorno. E loro se ne fottano. Ma anche giusto. Ma ci vanno solo io, se c'è un passo in famiglia. O non aiuto a pagare il danno che fa. Ma certo. Ma quindi c'era un progetto del CNR per cacciare i delfini dalle reti? Ma no? Ci sono le attrezzature lì. E le hanno levate lì. È stato messo a punto un dissuasore acustico che mira ad interferire con le emissioni acustiche dei cetacei stessi e di disturbarne le loro attività nell'interagire con le attrezzature stesse. Noi abbiamo sviluppato un prototipo che ha la particolarità di essere interattivo, cioè funziona solo in presenza di delfini. Vuole vedere cosa fanno? Poi ce ne chiuso come fanno. Questa è una, vedi? Tutte così, perché si tirano questa fina dove c'è il pesce, vedi? Se la tirano e resta quella grossa sola, vedi? Quando l'ho fatto io, quando la storia io, Sarrizza, era Fondi, era Gindo, era Laudo. E siccome ogni anno di giorno ne pigliavamo sempre 100 calci, 100 calci, 100 calci, allora la fecero tutti. Adesso l'equipaggio sta provvedendo a sostituire le reti, anziché utilizzare la rete che a norma di legge loro dovrebbero utilizzare, stanno provvedendo a mettere questa rete a maglie molto più piccole, proprio perché ci stiamo accingendo a effettuare una pesca sperimentale. Sì, siamo abbastanza sotto costa perché essenzialmente questa risorsa non si pesca in acque molto profonde. In realtà stiamo pescando anche un po' di sotto da quello che è consentito, ma considerando che è una pesca a sprint sperimentale, quindi siamo autorizzati, ciò ci permette di poter effettuare
queste, diciamo, queste prove al fine di catturare e avere questo campione biologico di questa specie. Ma che vuole? Quando spedisce il cicerone spedisce la vita mia. Essenzialmente l'obiettivo principale di questa ricerca, che ripeto è stata finanziata dal CNR da parte della Regione Sicilia, è quella di verificare che la cattura di questa rete con questo attrezzo che i pescatori utilizzavano storicamente nella marineria di Trapani essenzialmente sia sostenibile. Il mio mare è questo qua, Porcello, di qua, di là, giro tutto, lo metto tutto sotto sopra, Porcello. Noi abbiamo una missione da compiere, è quella di conoscere lo stato delle risorse pelagiche e le fluttuazioni che esse hanno da un anno all'altro. Questo praticamente significa che dobbiamo conoscere la biomassa di queste risorse. Per fare questo utilizziamo della strumentazione acustica, un ecoscandaglio scientifico, con determinate frequenze esattamente in relazione alle specie che noi vogliamo studiare, e accompagniamo questi campionamenti acustici con dei campionamenti biologici effettuati con una rete pelagica sperimentale da traino. Io principalmente sono un responsabile capopesca. Noi facciamo in base all'ATI, come si chiama? In base all'ecoscandaglio, noi osserviamo il banco di pesce. E per rappresentarlo, per capire le specie che osserviamo tramite l'ecoscandaglio, bisogna fare delle pescate. Scelgo una profondità, una batimetrica omogenea, senza risalite, senza un fondo regolare, in maniera tale che vado a fare queste pescate e osservando con dei trasduttori che ci sono sulla rete, facciamo delle pescate rappresentative che durano mezz'ora. Dopodiché, dopo la fine della pescata, risaliamo la rete, osserviamo che pesce c'è, ma principalmente osserviamo acciughe e sardine. Prendiamo le misure, prendiamo le gonadi femminili e osserviamo lo stadio di riproduzione della femmina. Cioè, ma prima ma le andiamo a prendere qua. Fettiometro, questo è un fettiometro, quindi eccolo qua. E poi ma li mettiamo qua. Questa particolare cava abbiamo catturato un grande numero di acciughe, abbastanza grande rispetto alle altre specie, quindi l'Engraulis encrasicolus. Poi abbiamo catturato anche sardine, quindi la sardina pilcardus e qualche esemplare anche di sardinella aurita, alcune triglie, dei merluzzi. E basta, questi fondamentalmente. Lo studio delle specie sfruttate dal punto di vista economico non può essere più condotto semplicemente sulla base della conoscenza della singola specie, ma è necessario adottare un approccio ecosistemico, ovvero che tenga in considerazione anche tutti gli altri rapporti con le altre specie, con dell'ecosistema, ma anche con l'ambiente stesso. Le fluttuazioni di queste risorse pelagiche hanno la caratteristica di essere fortemente determinate dalle variazioni ambientali. Se si innestano, diciamo, prelievi esagerati da parte dell'uomo, quindi per quanto riguarda la pesca, queste popolazioni potrebbero andare incontro a dei veri e propri collassi. Di popolazione talmente bassa che non sarebbero sfruttabili e quindi sarebbe un danno economico molto elevato per le marinerie che sopravvivono su queste cose.
Signor Uzzu mio, faciti bon tempo, dai la monte mio mensu lumori, l'arculi d'oro e l'intini d'argento, amarun a me la vai aiutare. Chi possano arrivare in salvamento e come arriva Nali Ciamafari. Stiamo preparando per andare ad esplorare il relitto della Tetis, una nave di circa 33 metri, una nave oceanografica del CNR che purtroppo è affondata in seguito a una collisione con una nave portacontainer. La nave si trova a circa 47 metri su un fondale fango sabbioso e questo probabilmente spiega perché, nonostante pochi anni dall'affondamento che è accaduto nel 2007, la nave già sia completamente incrostata di organismi bentonici, spugne, coralli, idrozoi e frequentata da pesci. Buttiamo? Lascia, galleggia. Allora, noi praticamente stavamo facendo una cooperazione internazionale italo-russa per lo sviluppo di strumentazioni oceanografiche e nello specifico stavamo lavorando su un prototipo già da diversi anni che serviva per la stima e l'abbondanza della biomassa all'interno della colonna d'acqua. Era una cosa del tutto innovativa, quindi stiamo lavorando con i colleghi del Veniro di Mosca e erano tre a bordo, uno purtroppo è morto durante l'incidente. C'era molta nebbia, stavamo tranquilli perché c'era un'ordinanza della Capitania di Porto che dice che tutte le navi in transito devono stare alla distanza di un miglio dalla nave oceanografica. A un tratto ho udito un rumore di acqua come una cascata e non riuscivo a capire che cosa era. Ho detto a mio collega, lo senti questo rumore? Dice, ma sarà non lo so, dice, lo sento pure io, ma ero ovattato comunque questo rumore. E ho cercato di puntare sempre con lo sguardo nel punto dove arrivava questo rumore. E a un tratto ho visto materializzarsi davanti ai miei occhi una montagna, una porta container che era lunga 300 metri, larga 50 metri e viaggiava a una velocità di 22 nodi, aveva un baffo d'acqua di 20 metri per lato. Cioè, stiamo parlando di una cosa che all'inizio io non avevo creduto neanche ai miei occhi, ho detto non è possibile. Subito l'estrema razio mi ha fatto capire che c'era niente da fare, cioè, l'ho vista 20 secondi all'impatto. L'unica cosa che ho fatto è urlato per farmi sentire da tutti, di buttarsi tutti in mare. Abbiamo avuto un impatto a centro nave, quasi verso Poppa Via, il lato dritto. La nostra nave oceanografica ha subito un'accelerazione da 0 a 20 nodi in maniera istantanea di lato, quindi le immagini cosa può accadere, una bestia da 55.000 tonnellate che ti colpisce a una velocità di 22 nodi, qualcosa di veramente incommensurabile. Ricordare quei momenti, veramente, quando ci penso, dico, è stato un miracolo che ci siamo salvati. Certo, è stata anche un'immersione che porta sempre un po' di emozione, perché purtroppo dobbiamo ricordare che nell'impatto, nell'incidente, è rimasto uno dei nostri colleghi, un collega che collaborava con noi, Peter, è rimasto imprigionato nel laboratorio
e purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui, è stato recuperato dopo. Quindi un'emozione doppia sia per la bellezza del fondale, ma che ricorda questo evento purtroppo triste per noi. Stiamo proponendo di utilizzare i pescherecci dismessi, proprio perché nella politica di ridurre lo sforzo di pesca l'Unione Europea e lo Stato italiano ha finanziato progetti di ritiro, di dismissione delle navi da pesca. Noi suggeriamo di utilizzare queste navi da pesca, ovviamente opportunamente bonificate, cioè private di tutto ciò che potrebbe essere nocivo per l'ambiente, per costituire proprio delle vere e proprie oasi nel mare e distribuirle lungo la fascia costiera della Sicilia e per promuovere proprio queste oasi di ripopolamento ittico. Dove c'è quella barca, sì. Dove c'è quella barca un po' più fuori, là era dove c'era la tonnara, c'erano tante persone che lavoravano alla tonnara e una volta era il pane per tutti questi pescatori, era una cosa che era tradizionale da anni e anni e anni e anni e questa era la vita per i pescatori di Favegna e l'hanno abolita di questo. Adesso è un museo? Ora non c'è più la tonnara. È un museo? Questo è un museo, infatti è un museo di tonnara. Questo è il prodotto della collaborazione che abbiamo avuto con il CNR di Mazara del Vallo. Sono le ultime lattine del tonno pescato nella mattanza di Favignana nel 2007. Da allora, l'ultima mattanza, giustamente, da allora le lattine di tonno ormai sono rimaste una trentina, non sono più in vendita, ma la mattanza non è stata più fatta, quindi è l'ultima produzione. Ci sono molti tonni. Soprattutto dopo gli ultimi due anni che ci sono state una serie di restrizioni per la pesca al tonno rosso, diciamo che c'è stato un ripopolamento repentino di questo pesce, anche perché è un pesce che si riproduce e si sviluppa in maniera molto veloce. Abbiamo un periodo minimo di 30 giorni, anzi 29 giorni lavorativi. In questi 29 giorni lavorativi noi dobbiamo prendere la nostra quota annua. Quest'anno siamo stati fortunati perché in 3 giorni abbiamo preso la quota. La quota è pressoché 100 tonnellate a barca e siamo 12 barche in tutta Italia. Se riusciamo a prendere la quota annua riusciamo a vivere. Il nostro periodo che ci è stato assegnato per prendere la quota del tonno in tutto il Mediterraneo è dal 16 maggio al 14 giugno. È la roulette russa, ci butti la pallina e chi dà la fortuna di beccare il branco di prua ha la fortuna di prendere la quota. Se casomai in quei 14 giorni capitano due perturbazioni, se ne parla l'anno che viene. Questo è il sistema che noi usiamo. In questo caso, vedi, stiamo andando a dare, battendo le due estremità. La rete ha due estremità. La parte del galleggiante, eccola qua, e la parte del cavo d'acciaio, quella dove poi chiude il sacco sotto. Quindi, adesso, in questo momento, stiamo lavorando i galleggianti, quindi sarebbe la parte
superiore e poi questa è la parte inferiore, abbiamo un argon, un varicello che poi avvolge. Una volta che tutto il cavo d'acciaio sarà avvolto, il sacco della rete chiude. In quel momento il tonno è stato catturato perché sta all'interno della rete solo la superficie sull'acqua, solo i galleggianti. Poi nel frattempo la rete col piombo inizia a scendere e all'estremità abbiamo questo cavo d'acciaio che passa all'estremità della rete con degli anelli che noi abbiamo visto uscire prima, che poi dopo viene issato a bordo. Nel frattempo c'è questa imbarcazione all'interno della rete che da sempre da pastura delle sardine, delle alacce da mangiare al tonno, e quindi eccolo qua. Questo è il tonno in superficie. Quindi abbiamo tutto un 30 minuti, 25-30 minuti di tempo per poter catturare, per poter dire il tonno è stato catturato. Ah, questo è un branco che noi avevamo trovato in una zona che non pensavamo, quindi durante una navigazione abbiamo trovato questo branco di tonni, ci abbiamo calato, ma i rimorchiatori con le gabbie si trovano molto ma molto distanti, quindi abbiamo circuito il branco, abbiamo catturato il branco e siamo rimasti tre giorni e tre notti ad aspettare l'arrivo della prima gabbia più vicina. E i ragazzi stavano tutti i giorni, eccoli qua, facevano i turni e restavano tutta la notte sui batterini, poi dormivano due ore, si davano il cambio e poi ritornava sotto il sole a 30 gradi. Per tre giorni, eccola qua, poi è arrivata la gabbia. Qua parliamo di un branco grande, quindi abbiamo dovuto usare due gabbie. Il passaggio dalla rete alla gabbia deve essere fatto molto lentamente, ma molto lentamente, perché il tonno deve passare lentamente, non si deve strusciare e non si deve assolutamente ammagliare o toccare vicino alla rete, perché per quanto possa essere grande e forte il tonno, basta che si struscia e perda qualche squama, che poi non subito, ma nel giro di 30 giorni, il tonno muore, si ammala, piglia un'infezione e va a morire. Ma abbiamo una notevole esperienza, è proprio quello di quantificare il tonno, perché il tonno viene quantificato così, durante il passaggio, durante il video, a rallentatore, piano piano, puntiamo il pesce uno a uno e riusciamo a fare una media del pescato. Ritengo che l'attività di monitoraggio è un'attività estremamente importante per riuscire ad avere delle informazioni che permettono di ricostruire e mantenere una serie storica che sicuramente risulta essere utile, una strategia vincente, visto i risultati ottenuti quest'anno, come ci raccontavano precedentemente le interviste, e quindi questa è sicuramente un'attività di ricerca che bisogna fortemente sostenere e valorizzare, e quindi continuare a monitorare queste risorse nel tempo è sicuramente una delle strategie vincenti non solo per il tonno ma in generale per tutte le risorse pescabili nel Mediterraneo. Si sta riprendendo abbastanza bene. Hanno fatto bene alla Comunità Europea a fermarci. Non siamo noi più che prendiamo il tonno, è il tonno che prende a noi. Lui dice ha delle opinioni, io ne ho altre. La Comunità Europea ha fatto bene, la Comunità ha fatto male, ha tolto i posti di lavoro, ha tolto imbarcazione, ha tolto aziende, cioè ci voleva una raccomandazione, però non è che ha fatto bene. La rovina di noi giovani è causa sua, perché non ha avuto una classe politica alle spalle, non si è saputo formare forte con dei sindacati, non ha saputo lottare bene. Tutti i loro guai, mo ce li toccano a noi. Oggi non puoi parlare, se no ci arrestano, e quindi dobbiamo solo subire. Ma non siamo stati a noi, è stato il lavoro che si svolgeva così nel momento suo. Non è che abbiamo approfittato, che c'era la pesca vietata e abbiamo approfittato, era una pesca libera e ognuno ha approfittato. E per noi, tutta la libertà che c'è, per tutti i tonni che avete preso ce n'è ancora in abbondanza, e chissà quando ancora ce n'è. Abbiamo fatto una gala di pesci di numero, come il papà suo, 22.000 pesci, 22.000 tonni di 7-8 kg, una sola gala. Normalmente noi ricercatori sono abituati a,
a proporre progetti che hanno il compito di soddisfare le curiosità scientifiche che essi hanno, e quindi concluso il progetto si è conclusa l'attività inerente. Lavorare per un utilizzo strutturale dei risultati della ricerca significa cambiare approccio, bisogna cominciare a utilizzare i progetti non come fine ma come strumento. E un'altra cosa che bisognava fare, abbiamo scoperto dopo, che bisognava darsi una strategia per tentare di legare la ricerca, i risultati della ricerca, la formazione relativa allo sviluppo del territorio, sviluppo che è economico ma non soltanto, ma che è anche culturale, e molte delle regioni dove operano le sedi del mio istituto, che è l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR, hanno un fabbisogno fortissimo di sviluppo culturale, hanno necessità di vedere sviluppate nei loro territori attività di diffusione della cultura scientifica.